Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video, ragazzi, oggi andremo a vedere il peggior hotel di tutta Dubai. Se avete visto il mio episodio su vivere a Dubai con pochissimi, non mi ricordo se 5 o 10 o... abbiamo visto dei posti veramente tremendi e, beh, purtroppo oggi rifaremo la stessa esperienza. Ho a disposizione questa, che è una torcia che ci permette di vedere lo sporco, che alla luce non si vede, con gli occhi normali non si vede, che è importante vedere. Adesso, ragazzi, ho appena fatto il check-in in un appartamento di lusso. Ebbene, ragazzi, adesso proveremo a vedere questa stanza qua, che dovrebbe essere tecnicamente meglio, e poi compariamola con la peggiore dell'hotel, peggiore di tutta Dubai. Siete pronti? Ok, vediamo con questa luce cosa succede. Eccola, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa che non va in questo appartamento, eh? Ah, per ora è tutto pulito qui. Vediamo un po' il divano. Tutto bello pulito. Qui c'è una macchia. No, non è una macchia. Oh mio Dio, è fantastico. Qua c'è qualcosa. Qui c'è qualcosina. È incredibilmente pulito in realtà. Oh, lì c'è una macchia. No, 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 che schifo. fatemi vedere in giro lo specchio. Ed è ok. Che schifo il telecomando. Oddio no. Tutti gli sputi anche, guardate. Va bene, vediamo altro. Il telecomando è una cosa abbastanza ovvia. Prima di tutto devo vedere la camera da letto, però. Camera da letto è la cosa più importante di tutte. Ok, c'è giusto qualche briciolina di sporco sotto il vetro, ma nulla di che. Ok, vediamo le lenzuola. Lenzuola completamente pulite, wow. Niente, niente, niente di niente. Ok, tutto a posto, ragazzi. Direi veramente ottimo. Vediamo il bagno. Ecco, il bagno è una cosa importante che sia pulita, eh? Il bagno spero che sia pulito, vediamo un po'. No, lì ci sono delle cose strane, lì ci sono delle macchie veramente brutte. Oh no, la tavoletta è tutta schizzata. No, ok. Sì, stiamo andando a vedere le cose più critiche comunque, eh? Le cose più critiche di tutte. Bene. Wow, ragazzi, tutto sommato non è andata per niente male. In questo appartamento direi che ci siamo. Ovviamente non si può fare miracoli, poi dipende anche che cosa sono quelle macchie. Magari è ancora roba spruzzata per pulire, non ne ho idea. Ma in ogni caso. Ok, ragazzi, l'hotel si trova praticamente nella stessa zona dell'hotel più economico di tutta Dubai. E quindi adesso andiamo a vedere. Dovrebbe essere... ah, ecco, ci sono già arrivato. Eccolo qua, ragazzi, non sembra niente male. C'è anche un'entrata, una hall e tutto quanto, cosa che in quello più economico non potevamo permetterci. Questo è l'unico hotel che sono riuscito a trovare il peggiore, perché ce ne sono altri che erano molto peggiori, ma sono chiusi, in ristaurazione o completamente falliti. Quindi questo è l'unico rimasto. Allora, ragazzi, una notte costa 68 euro. 68 euro perché ci sono 20 euro a notte di servizio di pulizia. Per di più c'è anche il 75% di sconto. Pensate se non ci fosse. Oh mamma, questo è l'ascensore, ragazzi. Guardate, tutto spaccato, tutto sporco qui. Ce l'abbiamo fatta, siamo entrati. Siamo dentro. Abbiamo stanza 218. Vediamo un po'. Mi ha dato anche 2 bigliettini per il wifi, quindi neanche troppo male. 218 218 218. Laggiù in fondo proprio. Oh, ma quanto si gira? E niente, dobbiamo tornare giù perché la tessera non funziona. Niente. Ah, thank you. Ed eccoci qui, dentro la stanza d'hotel dell'hotel peggiore di tutta Dubai. Non so se voglio respirare l'aria senza mascherina, però... Beh, adesso facciamo la tela prova, spegniamo le luci e vediamo un po' quanto sporco è questo posto. Già dal corridoio non è che sembrasse proprio il posto più pulito del mondo, eh. Era tutto... Comunque, a quanto pare abbiamo 2 letti separati. Siamo in 4? Perché abbiamo anche un testimoniale lì. Ma ti sei buttata tu sopra? No. Perché così? È tipo usato, qualcuno si è buttato. Ok. C'è proprio un odore di vecchio, sai, di moquette vecchissima. Qua è tutto sporco, guarda. Non serve neanche la torcia. Vabbè, dai, proviamo a usarla. Oh, mamma mia. 2 ciabatte per noi o non sono, non erano per noi queste, sono rimaste lì? Io non voglio sapere, cioè, in realtà... Ok, dai, forse pensavo peggio il bagno? Forse? Oh, mamma. È tutto sporco qua dietro. Ma che schifo. È bagnato. Oddio, è unto. È untissima la tenda. Aiuto. È untissima, ti giuro. Ok, dai, facciamo la prova. Vediamo un po' com'è con la luce blu. Oddio.
guarda solo la moquette. Guarda solo la moquette. Guarda, schizzi ovunque. Questa è la parete. Guarda che macchie. Guarda, non so ragazzi se riuscite a vedere le macchie sulla parete. Oh mamma mia. Oh mio Dio, non ho mai visto una cosa così. Cioè le pareti sono completamente schifosissime, super schizzate. Per terra ragazzi, guardate cosa c'è. Io non so se in telecamera esce fuori il verde della sporcizia e dello schifo delle cose che sono gocciolate nel tempo. Vediamo il letto e i punti più critici. Cosa? Guarda, tutte le lenzuole sono già macchiate. Sono già macchiate le lenzuola, ragazzi, aiuto. C'è anche solo respirare quest'aria, mi sa che ci ammaliamo, eh. Oh, che roba è quella? Mio Dio, fluorescente. L'unica cosa che hanno fatto bene è mettere la plastica su queste luci, su quelle lampade lì, perché... che schifo. Oddio, fin lassù gli schizzi. Io, Veronica, non so cosa dirti. Più guardo questo e più rimango scioccato. Oh, dobbiamo fare il test. No! Che schifo. Questo è ai piedi del letto. Cos'è quella roba lì? Un fungo. È un fungo intero. È un fungo. Proviamo a aprire le lenzuola. Ci sono delle macchie qui. Ci sono delle brutte, brutte macchie qui. E queste... Oh no, no, aspetta, no, Dio no, che schifo. Io qui davvero non so che cosa dirvi, cioè, oh, guarda qua tutte le macchie sulla parete, su questa colonna, è terribile e non oso guardare il bagno, che poi io spero che in camera si vedano queste cose che stiamo vedendo, perché guardate qui ragazzi, guardate qui. Questa era la stanza tecnicamente dei bambini, perché alla fine ci sono due letti singoli, questo era il risultato. Avete visto che cosa si trova con questa lampada? Avevo sentito che era sporco, ma non immaginavo una cosa del genere. Io adesso mi sa che mi rimetto la mascherina. Guardate qui, le cose che non riuscivamo a vedere prima. Tutta anche la porta, tutta schizzata, schifosissima. Io non ce la faccio. Guarda qui, c'è una macchia che parte da sopra, gigante, gialla, e arriva tutta sotto, 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 sotto. Guarda qui, non so che caspita è, e poi finisce così. Guardate, oh mio Dio, vicino alle cose che la gente tocca, è 30.000 volte peggio. Guardate cosa c'è vicino alle prese, cioè le pareti sono una cosa assolutamente peggiore, non sono mai state lavate queste cose, guardate. Tutti gli schizzi ovunque, uno schifo, guardate la parete lì. Mamma mia che schifo. Ok, ok, basta, basta. Vi giuro ragazzi, questa è stata una brutta idea, una bruttissima idea che non vorrò mai più fare, perché guardate qui. Oddio. Guarda per terra qui. Oh no. Guarda per terra qui, cosa non c'è? Ai piedi del letto matrimoniale, guardate cosa c'è. È una cosa incredibile. Non si scoma. Ah, che schifo. Aiuto. Aiuto. Ok, l'ultima cosa che dobbiamo vedere è che cosa c'è dietro le lenzuola di questo letto. Sei pronta? Perché qua sembra abbastanza cioè non vedo molte macchie di fuoco, qualcosa c'è, ma nulla di rilevante. Proviamo ad aprire qui. Sembrerebbe quasi pulito. Lì è bucata, il lenzuolo qua è bucato. Oh no. Oh no. Oh no. Che cos'è? Oh no. Oh no, ti prego. Ok, ok. Guarda lì, è tutto di giallo. Che sti colori arcobaleno, me ne vado. Basta, non ce la faccio più, ragazzi. Veronica, non ce la faccio più. Ragazzi, non serve neanche questa lampada. Guardate, abbiamo solamente alzato questo è sotto il lenzuolo. Abbiamo solamente alzato le coperte e questo è quello che è successo. Guardate, guardate. È incredibile, è veramente peggio di come le recensioni lo facevano. Guardate la tenda. Cioè, qua lo vedete ancora meglio con la luce, ancora un po'. Cosa sono questi? Guarda, pieno di peli ovunque. Guarda, è pieno di peli, pieno, pienissimo. La camera matrimoniale, ragazzi, è sicuramente la parte peggiore di tutto l'hotel, non c'è alcun dubbio. Cosa c'è dentro? Un insetto. C'è un insetto dentro l'armadio? Questa, ragazzi, è la pagina di TripAdvisor. Come vedete ha 2 stelle su 5 con 128 recensioni, che sono veramente tante. Andiamo a vedere un attimo le recensioni. Eccoci qua, ci sono 54 recensioni pessimo e 8 recensioni eccellente. Ovviamente questo si chiama Dubai Palm Hotel, il che significa che la gente come questa si sbaglia con l'hotel The Palm, che è l'hotel ultra lusso di Palm Jumeirah, cioè la palma insomma. Quindi le recensioni a 5 stelle sono le persone che si sono sbagliate con l'hotel The Palm. E vedete che qua iniziano effettivamente le vere e proprie recensioni cattive. E ce ne sono davvero, davvero infinite. Cioè, ti rendi conto che questo hotel costa 20 euro a notte la pulizia?
Che cosa se ne fanno con quei 20 euro la notte la pulizia? Cosa fanno? Cosa? Cioè, non vedo una cosa. Forse hanno questa plastica qua. Basta. 20 euro a notte. Cioè, cosa? È costato 64 euro una notte qua. Forse vi starete dicendo, ragazzi, tipo, ok, sei andato a cercare nel posto peggiore di Dubai, l'hotel peggiore di Dubai, che è ovvio è usato per un certo tipo di persone che magari fanno un certo tipo di cose, e avete purtroppo torto, perché ho letto tantissime recensioni su questo posto che questo viene consigliato in Italia dalle compagnie di viaggio come hotel di Dubai. Cioè, ci sono degli italiani che sono finiti qua dentro pensando di essere in un hotel di Dubai, ed è un hotel di Dubai perché non è neanche troppo lontano alla fine da alcune cose interessanti di Dubai. Però avete visto dove, cosa, cioè avete visto, insomma. Ma in ogni caso, questo è quanto, ragazzi. Quindi, detto ciò, grazie a tutti della visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi, mi raccomando, perché ci saranno nuovi episodi a Dubai. Se non l'avete ancora visti, in descrizione c'è il link del mio Instagram, in cui, beh, saprete tutto questo prima che lo faccio su YouTube. Quindi andatemi a seguire lì per tutti dietro le quinte e le collaborazioni che ho fatto a Dubai e tutte queste cose qua. Detto ciò, grazie mille, arrivederci.